Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vedremo diversi e tantissimi album e in generale recuperati ovviamente in base alle stagioni quando sono usciti tutto quanto. E stiamo proseguendo con le figurine, le carte e tutto quanto. Allora abbiamo qua Brawl Stars e One Piece. Prima io direi che andiamo a vedere Brawl Stars perché è veloce, un giro, cioè faccio vedere tre pacchetti che vi faccio vedere anche. Poi a fine mese ci sarà un video speciale sul canale con una novità. L'altro pacchetto è qua da qualche parte. Comunque andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato in questi fantastici pacchetti qua. Allora, io avevo aperto insieme a voi, non so se ve lo ricordate, in un video delle collezioni. Avevo aperto un pacchetto insieme a voi e poi dopo io non l'ho attaccato più. Comunque queste sono le 5 carte che ho controllato e non ce le ho, quindi abbiamo una anche speciale e queste sono le 5 carte. Bene, dopo le vado ad attaccare, poi apriamo questo fantastico pacchetto. Ogni pacchetto equivale a 5 carte. Adesso in edicola non ci sono più, mi sa. Oppure in certe edicole devo cercarle. Comunque a breve prenderò una cosa speciale, quindi non mancate all'ultimo appuntamento del canale, cioè a fine mese che faccio un video speciale. Allora, abbiamo trovato qua Griff, poi abbiamo 50 per 50 punti energia, abbiamo Ash, bellissimo, abbiamo anche Energetic e una speciale Sally, però speciale. Andiamo ad aprire il secondo pacchetto dei tre, ripeto, sono tre, e ogni pacchetto comunque mi pare che costa 2 euro se non vado errato. Allora, abbiamo praticamente il ringhio e poi abbiamo anche Semino, fantastico, Energetic anche qua e abbiamo Meg e Jessie, speciale. Poi andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto e poi io le vado ad attaccare alcune insieme a voi. Allora, qua è più facile perché avete la numerazione nell'album, come vi avevo detto nell'altro video. Mortis abbiamo, poi abbiamo Cassa Brawl Premium e 8 bit. In questo video, perché è un video speciale degli album con la seconda parte, giusto? È la seconda parte. Non vi faccio vedere praticamente il gioco che gioco a Brawl perché sennò è una perdita di tempo. Ve lo faccio vedere a fine mese che cosa sia stato sbloccato, perché ci sono diverse novità sul gioco. Brock e Jassy. Dopo vi devo dire anche diverse cosine, sia nuove che beh, tutte belle, tutte cose belle. Allora, queste carte qua adesso andiamo ad attaccarle nell'album. Vediamo il numero. Ma comunque c'è la checklist nell'album, vedete? Quindi abbiamo il ringhio, lo andiamo a cercare e poi lo andiamo a mettere. Allora, 109, 110, 11 e 12, è qua il ringhio. Allora, mettiamolo nel 112, dal di dietro, ragazzi. Ecco qua, l'abbiamo infilato. Poi andiamo a Semino, che è il numero, vediamo che numero è. Semino, 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 numero, non vedo là in alto. E allora è numero 81. Andiamo a cercare l'81. 81. Adesso sono andato un po' più in là. E 81. Ok, è l'ultima di questa pagina qua. Allora, mettiamo qua. Ecco qua. Vabbè ragazzi, per motivi, cioè non posso stare qua ore e ore. Allora, cosa faccio? Queste belle carte, le ho fatte vedere come si attaccano e tutto quanto, le faccio off camera, quindi non vi faccio vedere come le attacco. E poi dopo ci vediamo una volta concluso, tanto dopo vi faccio vedere l'album concluso. Allora, abbiamo fatto, guardate che bello. E praticamente abbiamo Shelly e il numero 2 che abbiamo trovato che è uno speciale, non so se riuscite a vedere. Comunque vedete che qua c'è la numerazione, non so se e qua c'è la numerazione, infatti è molto molto comoda. Poi abbiamo gli speciali qua, comunque questo è l'album, posso vedere un attimo anche qua, vedete abbiamo tutte le casse bonus, bello bello, mi piace.
Ditemelo qua sotto nei commenti qual è il vostro album preferito di quelli che vi sto facendo vedere. Comunque andiamo alla prossima collezione senza perdersi tempo, ossia One Piece. Quindi andiamo a vedere le figurine. Ed eccoci qua con One Piece. Allora andiamo a vedere le figurine. Quindi andiamo a spacchettare tutti i pacchetti. Poi vi faccio vedere qualcheduna che attacco. Questa mi sa che ce l'ho doppio una. Guardate qua quanti pacchetti ho. Veramente tanti. Se riusciamo li facciamo tutti. Questa è bellissima come carta. Ma mi pare che ce l'ho. Comunque questa è Mazzallamu. Poi abbiamo questa, bellissima. Questa e questa. Bene, andiamo al prossimo pacchetto. Ogni pacchetto costa 1 euro. Costava 1 euro in edicola. E ce ne sono, mi pare, 5. Vediamo. No, ce ne sono invece 4. 4 più una carta. Vabbè, questa è Brooke, bellissima, glitterata. Speciale. Questo è nemico lì, non mi ricordo come si chiama. Ah, Chisel Crown. E poi abbiamo lei e questa, bellissima. Questo che è Ruffy quando mangia il pollo, che lui è goloso di pollo. Poi andiamo a vedere un altro pacchetto ancora. Bellissimo, bellissimo questo. È Ace, il fratello di Ruffy. Ace da piccolo. Poi abbiamo Machalamu. Questo è ricercato Franky e abbiamo Ruffy e quello della candela che scappano, che non mi ricordo come si chiama. Come si chiama poi? Lui è Trafalgar Love, bellissima. Poi abbiamo Trafalgar Love, non so pronunciarlo, scusate. Boa Hancock, poi abbiamo lui. Questa che è glitterata e speciale. E questa, Iva Kong. Mi pare che si chiama. Andiamo ad aprire l'altro pacchetto. Abbiamo Ruffy, bellissimo, bellissimo, una delle mie preferite, forse leggendaria, veramente spettacolare, glitterata. Poi abbiamo Boa Hancock che parla con una e abbiamo una parte del ricercato di Ruffy, come potete notare, e abbiamo di nuovo Ace doppiona. E lui è l'ammiraglio che vi ho fatto vedere nella One Piece Collection. Andate a recuperare il video. Il personaggio, quindi andate a recuperare il video se non l'avete ancora fatto in One Piece, manga, eccetera. Questa playlist sarà salvata anche in One Piece, manga, eccetera, perché c'entra anche con l'album di One Piece. Boa Hancock, la carta bellissima. Poi abbiamo questi che dormono, che è Ace, Ruffy e l'altro che non mi ricordo come si chiama, lui, fortissimo. Il candelabro, mi pare che ce l'ho già. E Ivan Kong e Sanji. Allora, andiamo a vedere l'ultimo pacchetto è questo purtroppo, ragazzi. Poi non li ho più, quindi non farò più il video delle figurine di One Piece per il momento. Poi vedremo se riesco a recuperare un box su eBay. Scrivetemi cosa volete fare con queste figurine qua e carte. Allora, Ace, bellissima. Poi abbiamo lui. E lui che non mi fa Jinbei, Jinbei. E poi abbiamo questa bella immagine e questo che è Ruffy con il suo nonno. Bene, queste sono Ruffy da piccolo. Poi queste sono le figurine, ma io volevo attaccare la prima che era speciale. Adesso una speciale glitterata. Allora andiamo a prendere questa qua di Brooke, bellissima. Allora, numero 151. Vedete, l'album si presenta così. Qualcheduna ve la faccio vedere. Questa va qua. Andiamo ad attaccarla. Allora, stacchiamo la pellicola e la mettiamo. E allora, eccolo qua. Bellissimo. Perfetto. Sapete che le sto mettendo senza vantarmi? Le figurine le sto mettendo veramente da Dio adesso. Tempo fa le mettevo tutte a casaccio da schifo. Poi questo video, cioè, può darsi anche che farò una terza parte, molto probabile, perché veramente ho tanti album da farvi vedere, quindi non so se riesco a farvi vedere tutti. Allora, andiamo a vedere 123. Magari prossima volta, visto il fatto che non c'è One Piece. E buona. Guardate, guardate, proprio ca cassa pennello questa figurina, perché guardate cosa succede. Se io vado ad attaccare questa figurina, completo questa fantastica pagina qua. Quindi adesso facciamo una panoramica di questa fantastica pagina qua. E niente.
Comunque sono ogni pagina dipende da quante immagini. Guardate che spettacolo. Allora abbiamo Red, abbiamo vabbè, il papà di Ace, poi abbiamo Jinbei che scappa e Trafalgar Law. Comunque qua spiega tutta la storia. Se volete potete anche stoppare, ve lo metto bella vista. È veramente spettacolare. Bene, io vado ad attaccare tutte le altre figurine. E poi ci vediamo con un'altra raccolta qua sul canale. Ed eccoci qua, abbiamo completato anche un'altra pagina, avete visto che spettacolo. Comunque queste sono state le ultime, anche veloci, un sacco di doppioni, ragazzi. Vedete, bellissimo, bellissimo. Io spero di prendere un box perché ci tengo a finirlo l'album. Allora, ne mancano il giusto, ecco. Questi sono tutti i doppioni, anche Brawl Stars idem, cioè nel senso che me ne mancano il giusto. Però vedremo se riusciamo a finire. Brawl Stars c'è un'altra possibilità. Comunque, ripeto, ci sarà un video a fine mese nel canale, quindi vedrete che cosa intendo per altra possibilità. Andiamo a vedere un'altra collezione fantastica di album e di figurine o di carta. Andiamo a vedere quale facciamo. Allora ragazzi, ho deciso di fare quello di Jurassic World, il trial dominio. Se non avete visto la prima parte andatelo a recuperare nei video per bambini, ma comunque l'ho trovata anche nell'album, cioè video speciale album. Queste sono le figurine bellissime e ci sono anche quelle luminose. Adesso vi faccio vedere quanti pacchetti ho preso e li spacchettiamo un pochino, non tutti, ecco, perché sono veramente tantissimi e nel tempo poi li ho presi. Guardate qua quanti pacchetti abbiamo. Allora andiamo ad aprire diversi pacchetti, ma non tutti. Anche qua costavano 1 euro, ma sono uscite giugno dell'anno scorso, perché il film infatti l'hanno fatto un annetto fa. Scusate il ritardo, ma comunque non ho potuto portarle prima, come altri video che sto registrando adesso. Allora, vi volevo dire che comunque il Transformers mi avete chiesto alcuni di voi se esce in edicola e qua, cioè più che altro quando. Allora, il Transformers vi volevo dire che esce praticamente ad agosto, se tutto va bene, tutto quanto. Io prenderò le prime due uscite in edicola, come avete visto nella community, lo farò tutto e le prime due uscite le prendo in edicola. E poi dopo, dalla terza in poi, farò l'abbonamento con regali aggiuntivi, ma comunque farò un video recensione e diverse cosine. E poi niente, ho fatto una novità che potete trovare alla fine del video e dopo vi spiego che cos'è meglio, e poi buona. E poi parlerò quando arriveremo a 1000, che manca poco, mancano 9 iscritti, ho visto, grazie a tutti. Parlerò del mio progetto che ho con i soldi che praticamente mi arriva la pubblicità e quindi voi guardate la pubblicità e mi pagate. Vi spiegherò che cosa me ne farò di quei vostri soldi, praticamente detta come la dite. Basta solo guardare la pubblicità, eh. È tutto gratis, voi non dovete fare nulla, solo guardare la pubblicità. Bene, queste sono le figurine che sto rigirando e destra manca, bellissime, e abbiamo anche le carte perché vanno nel raccoglitore che ce l'ho da qualche parte qua. Allora, si attacca la carta che non mi piace, vabbè, un anno fa, però lasciamo stare. Queste bellissime, bellissime. Guardate che spettacolo questo qua. E poi, sono veramente meravigliose. Allora, io non le sto attaccare tutte, per motivi di tempo, un po' per tutto. Allora, faccio vedere un attimo queste qua. Ogni pacchetto ha 3 figurine. No, 4 anche qua. Questa si illumina poi. La cartina da fare, da completare. Andiamo ad aprire l'altro pacchetto, l'ultimo. Sono 4 pacchetti così. Allora, vedete? Abbiamo queste figurine qua. Anche questa si illumina, bellissima. E questa, bella. Adesso vado ad attaccare queste e ci vediamo tra un secondo qua sul canale. Ok, abbiamo fatto. Vedete, sono poche le figurine, cioè nel senso che ancora è molto vuoto perché l'ho riempito ma di poco. Poi non ho ovviamente doppioni, vedete abbiamo anche i campioni della pelle, che questa l'ho attaccata da poco. Sì, comunque è molto molto vuoto. Forse qua farò anche una terza parte e poi prenderò ovviamente le figurine. Andiamo a un'altra collezione ancora, andiamo a vedere quale. Allora ragazzi, questa è un'altra collezione ma molto veloce perché praticamente abbiamo 2 pacchetti che
che mancavano proprio. Avevo fatto una parte, due parti, che oltretutto ha fatto la storia questo video. Nella prima parte ho fatto 4.225 visual, un botto di visual, e sono veramente contento. È praticamente un gioco di fantasy. Vedete che io sono rimasto anche indietro molto. Questa è una collezione un po' dell'anno scorso, quindi è veramente un po' vecchia. Guerriero, corno della battaglia, abbiamo trovato cinghiale gigante. Non mi ricordo quanto costava un pacchetto. Comunque, stregone Rider, bellissima perché è olografica. E poi arpia. Poi io ho aperto l'arpia. Ho aperto un pacchetto, l'ho fatto aprire al mio migliore amico. Ho trovato dei doppioni, cioè era praticamente copiato il pacchetto con greca delle streghe. Poi ho preso anche un'altra cosa. Comunque, adesso apriamo anche questo. È numerato all'interno. Vi faccio vedere dopo qualche carta che attacco. Il meccanico, abbiamo questa che non mi piace, mi sa che la butto. Non mi piace per niente. Rock. Poi abbiamo bellissima la Paladino Rider. La maggior parte delle carte sono veramente speciali olografiche. E questa è bronzo. C'è la varietà e vi faccio vedere quante sono. Strega Rider, oro, e poi abbiamo incantesimo di crescita. Bellissimo. Allora, praticamente la varietà delle carte sono. Qua c'erano scritte, eccole qua. Sono 396 carte, un bel po'. E poi ci sono quelle speciali che sono platino, titanio e acciaio. Non guardate argento, oro e bronzo che non valgono molto. Quindi abbiamo anche questo che ho preso tempo fa, sempre l'ho preso al volo e costa 11,99 euro. E ovviamente non lo trovate più, ma secondo me se girate da qualche parte lo trovate ancora. Vedete, questo è il box di 50 carte che andiamo subito ad aprire e vediamo che cosa abbiamo trovato e contenuto. Allora, come avevo preso quello mini box, quel mini box, non so se vi ricordate il video, qua abbiamo diverse carte, vedete abbiamo un pacchetto di 50 carte ufficiali e poi abbiamo qua la scatolina. Però mi sa che non abbiamo nient'altro. No, non abbiamo nient'altro, vabbè, io ho un po' rovinato praticamente la custodia. Andiamo a vedere queste carte fantastiche. Apriamo il pacchetto. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo trovato. Sono 50, ripeto. Allora, questa è la terza parte, l'ultima di questo. Di queste carte qua. Allora, abbiamo diverse speciali, però calderone incantato, quindi se prendete il box trovate anche delle speciali titanio, maremoto. Poi vedremo se prendo altri boss o eccetera su Inter. Platino, Idra, bella, sono tutte speciali. Platino, Golem, poi abbiamo una di argento, Cyber Cavaliere Rider, poi abbiamo Red Ritone Rider argento e Paladino Rider e argento, e poi argento Cavaliere dei Lupi Rider, bellissimo. Artificiere Rider, poi abbiamo Cavaliere Spettrale Rider, Meccanico Rider bronzo, e poi Arciere Rider. C'è anche la spiegazione e sono scritti in italiano: Amazzone Rider, Guerriero Rider, Cyber Elfo Rider, Strega Rider, Esploratore Rider, Sacerdotessa Rider, Guaritore Rider, e Stregone Rider, Guerriero Rider, bellissimo, Saggio Rider, Alto Elfo Rider, oro ovviamente, Guerriero Rider, vanno per varietà, si vede, e d'acciaio e bronzo mi pare, Guerriero Rider, Drago di Fuoco, e poi abbiamo Città tra le nubi, sono quelle normali, questo Guerriero, Esploratrice, Taumaturgo. Turco, discarica, paladino, ornitorero, sciamano, ippocampo, negromante, lupo gigante, denti a sciabola, sirena, cavallo bot, poi abbiamo Pegaso, bellissima, saggio,
Io tempo fa collezionavo anche quelle per ragazze, però ci stava. Quelle dei cavalli alati, bellissimi. Incubo, che li adoro. Aquila gigante, Sfola agente, meccanico, viverna, unicorno, necropoli e volta dimenticata. Allora, tutte queste carte che vi ho detto, adesso le andiamo ad attaccare nell'album, cioè almeno la maggior parte. Poi volevo fare un altro video, quindi comunque andiamo ad attaccare qualcheduna magari. Adesso vediamo. Tra un secondo sono qua. Ok, ragazzi, allora, praticamente queste carte fantastiche non le attacco per il momento, ma perché voglio prendermi il boss su eBay. Comunque farò anche la terza parte. È veramente bello. Guardate, spettacolo. Scrivetelo qua sotto nei commenti anche se voi volete vedere che questo è l'attacco nell'album, no? E poi se volete la terza parte, ovviamente, di queste fantastiche carte. Comunque volevo salutare uno che mi ha chiesto, mi ha scritto. Grandissimo, si chiama Paolo Modellismo, andatelo a seguire. E poi volevo salutare l'ingegneria e il futuro, che è un grande, è veramente un grande. Sono due grandi e sono due miei grandi iscritti. Quindi ciao Paolo Modellismo e ciao l'ingegnere futuro. Era da tanto che non salutavo qualche mio iscritto, adesso è giunto il momento. Ma adesso corriamo velocemente a vedere un'altra fantastica collezione. Poi ci salutiamo, ok? Ta-da-dam, abbiamo Me contro te, persi nel tempo, il terzo film. Purtroppo anche questo è vecchiotto e non ce l'ho mai fatta a portarlo sul canale. Comunque vi volevo far vedere che ho quattro pacchetti, adesso li andiamo ad aprire e vediamo un attimo quale abbiamo insieme, quale figurina abbiamo trovato. Allora, tanto io le vado ad aprire per non perdere tempo e ci vediamo fra un po', dai. Allora, abbiamo trovato Lei e Sophie e Regina d'Egitto. Comunque potete trovare il video della prima parte che ho fatto, un'altra parte de delle figurine, nei video Me contro te, quindi recuperate tutti lì. Abbiamo questa bellissima, questa con la mummia, e poi abbiamo Sophie, che poi hanno fatto già il 4 e devono fare il quinto, hanno annunciato il quinto lui, e poi ci sarà una grande sorpresa che farò il video prossimo anno, vedrete che spettacolo cosa ci sarà. Poi abbiamo Signor S, che poi diventa cattivo, vabbè, e lui, abbiamo Signor S e lui, abbiamo Viperiana e Perfidia con la sua film. Lui, so che sono vecchi ragazzi, però ho anche quello nuovo, non vi preoccupate che ve lo farò vedere in un'altra terza parte e nel canale. Sì. Abbiamo Sophie, poi abbiamo Lei, che come si chiama? Perfidia. Lui e Signora S, Sophie, Fata, bellissimo. Lui, poi abbiamo questo, questa che è perfidia, sempre perfidia, e signora si è glitterato. Allora andiamo ad attaccarle e ci vediamo tra un secondo qua sul canale, dai, non perdiamo tempo. Eccoci qua, allora abbiamo attaccato diverse figurine, ci sono anche qua, quell'anno lì le carte c'erano. E poi vedete qua abbiamo le scene del film e tutto quanto, ed è stramanca, bellissimo. Allora, vedete, spettacolo, veramente uno spettacolo, veramente bello. Comunque, niente, allora, se volete vedere un altro video, scrivetemelo pure qua sotto nei commenti. E comunque, questo è tutto da Super Games Modellista 00, quindi mettete un bel mi piace al video, commentate e iscrivetevi. E abbiamo fatto vedere diversi album come Fantasy Riders. Scrivetelo qua sotto nei commenti qual è il vostro preferito di quello che vi ho fatto vedere. Sono curioso di vedere che cosa ci sarà. E poi ci sono altre novità sul canale. A proposito di novità, guardate che novità c'è qua sotto. Praticamente vi metto il video precedente, quindi se non avete visto il video precedente, cliccate qua in basso sotto a sinistra. Se
Se non vi siete ancora iscritti al canale, qua in basso a destra. Quindi decidete voi l'opzione. Questa è una novità che ho imparato da poco, come grandi YouTuber che fanno. Dai, meno 9 e arriviamo a 1000 iscritti. Quindi non mancate a venerdì con l'appuntamento come al solito. Quindi andiamo a vedere l'anteprima che cosa farò venerdì. Comunque lo sapete, maggior parte. Creami che è arrivato il pacco. Ciao ciao, al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vedremo diverse collezioni anime e manga.